Grazie Presidente, oggi portiamo in quest'Aula un question time legato al turismo, un settore che ha sofferto a causa della pandemia. Parliamo in questo caso nello specifico di un provvedimento che se opportunamente potenziato potrebbe davvero dare una risposta al rilancio soprattutto dei nostri territori a vocazione turistica. Parliamo del superbonus 110%, una misura di incentivazione voluta dal Movimento 5 Stelle, introdotta dal decreto legge 34 del maggio del 2020, il cosiddetto decreto rilancio, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni private. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità, infatti, di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini. E il superbonus rappresenta nei fatti una misura fondamentale della transizione ecologica, con indubbi vantaggi sotto molteplici punti di vista. E è una misura anche che crea occupazione, fa ripartire un settore, quello delle costruzioni, che sappiamo essere in crisi dal 2008, favorisce anche gli investimenti sul patrimonio immobiliare, che sappiamo in Italia essere in larghissima misura di proprietà dei cittadini privati, favorisce la qualificazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio stesso, rendendo più sostenibile il nostro modo di vivere e l'ambiente appunto in cui viviamo. Che il superbonus legato appunto alle abitazioni private funzioni è dimostrato anche dai numeri del suo attuale utilizzo. I dati che sono stati resi disponibili da uno studio dell'Enea e del Mise, che è stato pubblicato meno di un mese fa, parlano sul piano nazionale di oltre 6.500 interventi fra condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, per oltre 730 milioni di euro ammessi a detrazioni, dei quali oltre 500 corrispondono a lavori realizzati. E in Emilia-Romagna gli stessi numeri corrispondono a 596 interventi per quasi 63 milioni di euro di detrazioni ammesse e lavori realizzati per quasi 50 milioni di euro. Siamo la terza regione per quantità di progetti e risorse e seconda solo dopo il Veneto in proporzione ai residenti. Ed è il motivo per cui si sta recentemente discutendo della possibilità di estendere il superbonus agli immobili considerati strumentali all'attività di impresa, quali per esempio gli alberghi, gli agriturismi e i rifugi. Questo è un tema che interessa enormemente non solo gli operatori del settore. Uno di quelli che dicevo prima è stato duramente colpito dalla crisi, ma interessa anche gli enti locali, come nel caso dei comuni di Ravenna e Rimini, in cui anche i sindaci di questi due comuni hanno sostenuto con forza la richiesta del governo di estendere il superbonus 110%, attualmente previsto solamente per le abitazioni private, anche per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, parlando di un'operazione che potrebbe, e cito testualmente, trasmettere un segnale di fiducia molto importante e consentire una generale e profonda riqualificazione del patrimonio immobiliare alberghiero dell'intero paese. La stessa Regione Emilia-Romagna si è mossa in questa direzione e io avevo presentato un'interrogazione al quale mi è stato risposto, diciamo, positivamente, richiamando la necessità di provvedimenti statali specifici. E in questo senso c'è stata un'apertura anche da parte del ministro Cingolani, del ministro per la transizione ecologica, su appunto la possibilità di estendere il 110 agli interventi sulle strutture alberghiere, in una ovviamente riflessione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E allora diciamo, questa apertura è in sintonia anche appunto con la posizione degli amministratori locali, con la posizione di questa regione e permetterà in qualche modo, se si riuscirà a concretizzare questa prospettiva, di, come dicevo, di rigenerare e di riqualificare anziché cementificare territorio nuovo e di ammodernare ed efficientare anche le strutture ricettive, abbattendone
riducendone l'impatto energetico e abbattendone anche i costi di gestione. Quindi le chiedo, sottosegretario, come intenda sostenere le iniziative del Ministro per la transizione ecologica e del Governo per allargare la platea dei beneficiari del superbonus e quali passi intenda compiere la Giunta assieme agli enti locali e alle organizzazioni dei settori interessati e alle altre regioni. Grazie. Grazie consigliera Piccinini. Sottosegretario Baruffi. Grazie Presidente. L'assessorato al turismo della Regione Emilia-Romagna ha da tempo valutato positivamente l'estensione del bonus ristrutturazione al settore ricettivo. Presentandola come proposta alla Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, la quale ha fatto propria detta proposta inserendola nell'ambito del documento, virgolette, con argomenti e priorità da sottoporre al Ministro da parte della Commissione Turismo, presentazione che si è poi svolta il 24 marzo scorso. Detto strumento si inquadra nel più ampio pacchetto di proposte già formulate e sottoposte al Ministro competente, attinenti ai seguenti temi: lo sviluppo digitale dell'intero settore turistico, l'aggiornamento della normativa e regolamentazione turistica italiana, tra cui la risoluzione delle problematiche connesse alle concessioni demaniali marittime, il piano di promozione turistica del brand Italia, la costituzione di un nuovo fondo europeo speciale per il turismo da attivarsi nella programmazione 2021-2027 e infine forme di sostegno e agevolazioni fiscali per il settore turismo e del bonus vacanze. Questo nell'ambito delle quali si sono fatti segnalati strumenti per il potenziamento dell'intera offerta turistica italiana e dell'industria privata turistica, che vanno appositamente studiati per le diverse caratteristiche e tipologie di imprese del settore, tra cui il crediti d'imposta, la digitalizzazione, il tax credit e appunto il bonus ristrutturazione. La sollecitazione della consigliera interrogante appare non solo condivisibile ma coerente con l'iniziativa assunta dalla Giunta anche in rapporto alla Conferenza delle Regioni e al Governo. Appare senz'altro condivisibile anche la sollecitazione di intraprendere ogni iniziativa strategica con gli enti locali e le loro rappresentanze come prassi per la Regione Emilia-Romagna. Grazie sottosegretario. Consigliera Piccinini. Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario per la risposta che ovviamente va nel senso, insomma, da me auspicato. Non dobbiamo nasconderci che l'Emilia-Romagna, che per l'Emilia-Romagna questa possibilità rappresenterebbe un'opportunità enorme anche appunto per aumentare l'attrattività dei nostri territori. E in queste ore si fa un gran parlare relativamente al rilancio del turismo delle isole Covid free. Diciamo che per noi questa è una misura ingiusta che penalizza il nostro territorio e invece non è la risposta diciamo corretta per rilanciare il turismo. Nell'immediato serve correre sui vaccini, ma in prospettiva futura servirà anche, dal mio punto di vista, arrivare a concretizzare l'estensione del superbonus 110% anche alle strutture ricettive, proprio perché, come dicevo, è un'opportunità che noi abbiamo non solo per intervenire nel momento contingente rispetto a un settore che, come ci siamo sempre detti, ha dovuto subire le conseguenze negative di questa pandemia, ma anche per guardare in maniera strutturale al futuro. Grazie.